Facciamo le cose come si deve. Buonasera e benvenuti alla puntata numero 13 di Decore Podcast. Siamo a Roma, stiamo registrando, siamo dal vivo. Facciamo anche sentire che magari c'è del pubblico, se volete fare un applauso. L'applauso sicuramente non è per me, non è per Danilo da Fiumicino, ma è per uno dei più grandi sportivi italiani, Ivan Zaytsev. Grazie, grazie. Grazie che ti sei prestato a questa cosa e vediamo se anche te, come gli altri ospiti, ti pentirai strada facendo oppure se sarai contento. Siamo dall'Anticlub di Roma, siamo in zona policlinico, c'è silenzio, c'è tranquillità, ci sono questi alberi luminosi fantastici che arredano questo spazio urbano e noi con questa atmosfera soft porn, perché comunque le nostre basi diciamo si possono utilizzare però, per vari scopi, quindi se poi le volete ve le passiamo, perché poi capito. Però io mi aspettavo una presentazione di Ivan da, diciamo, da telecronista oppure da speaker dello stadio. E come ti presenta lo speaker allo stadio? Ti puoi presentare da solo come fa lui? No, mi chiamano lo Zar. Per quello. Il soprannome è quello, quindi col numero 9 lo Zar Ivan Zaytsev. Perché? E scende giù la platea. Perché comunque il nome aiuta per il tuo modo di giocare, che è molto, diciamo, fisico, prepotente, violento. Non aiuta sicuramente in questo periodo storico. Io direi di no. Anche magari, viste le mie origini russe, che magari in questo è meno. Però io pensavo tipo, che ne so, se ti chiamavi Pino Brambilla, capito? Tu immagina presentazione con il numero 9, Pino Brambilla. Cioè, senti, senza nulla togliere. Secondo Brambilla. Me c'è il signor Pino Brambilla, che sicuramente si risentirà. Sì, sì. Ci querelerà. Si scrive sotto, sarà un hater. Wikipedia del programma dice: Decore. Ivan Zaytsev, Spoleto, 2 ottobre 1988, è un pallavolista italiano opposto della Lube. È giusto? Opposto. È giusto. Cioè, che vuol mi dire hanno opposto? Affibbiato questo, spieghiamo, questo facciamo ruolo. Finta di non sapere nulla. Opposto è un ruolo della pallavolo, dipende dalle posizioni che si hanno in campo, nel senso che siamo in 6 in campo e una volta che ti prendi posizione in campo, l'opposto è quello che va in diagonale col palleggiatore, quindi dalla parte opposta dell'opposto. Il tipo è il cavallo a scacchi, si muove solo per diagonale. C'è il palleggiatore, vicino al palleggiatore c'è il centrale, opposto al centrale c'è l'altro centrale, poi ci sono i due schiacciatori e poi c'è il libero, che è quello che piglia le pallonate, quello con la maglietta diversa, quello poraccio, quello sfigato tra virgolette, che sta lì in campo a prendere le pallonate e non può attaccare, non può andare in prima linea. Ma di solito è il più piccolo, non sempre, di solito è quello tecnicamente un po' più completo. Che poi è il più piccolo, tu in televisione quando lo vedi dici vabbè, questo sarà alto 1,70, invece è sempre 1,90, però poi vicino a voi sembra un... Sì, 1,90 magari no, però sul 1,85 è abbondante, sì. Quando vedi in televisione sembra piccolissimo, dici madonna quanto è piccolo. Ma sai che sta cosa me la dicono... Fa tenerezza. Dici, me la dicono in tanti. Forse è pure la maglietta, la differenza è maglietta. Cioè, tanti di quelli che mi hanno incontrato dal vivo per strada mi dicono: ma ammazza quanto sei alto, in televisione non sembri così alto. Ma in teoria sono sempre io. Poi non è che poi vedi che siamo tutti più o meno intorno ai 2 metri d'altezza e uno non è abituato a vedere sti biondoni alti così. Sono tutti biondi per strada. I giocatori di pallavolo, quindi no. Senti, tu da che città vieni? In che zona sei vissuto da ragazzino? In che paese? Che infanzia ci hai avuto? Vabbè, questa è lunga come storia, complicata. Come hai detto tu, sono nato a Spoleto perché mio padre giocava lì a fine carriera. Tra l'altro mio padre è stato uno dei più grandi pallavolisti della storia e è stato il primo atleta sovietico della ex Unione Sovietica ad essere autorizzato ad uscire fuori dal paese e andare a giocare all'estero. Ha scelto Spoleto, guarda caso mia mamma era incinta di me e quindi sono nato a Spoleto, poi ho seguito mio padre nel suo fine carriera itinerante, passando da Spoleto, Città di Castello, Agrigento, Lugano, Bratislava per tornare in Russia. Ho iniziato la scuola in Russia, ho fatto i primi 3 anni e mezzo di scuola e poi sono rientrato a Spoleto. E da lì non mi sono più mosso. Che ti è rimasto di umbro dentro?
Oddio, di Umbro poco. Il guanciale che ti arriva, no? È Umbro il guanciale? Sì. Oddio, mo famo sta cosa. Aspetta, oh. Sì, sì. Fermate. No, le... Siamo sicuri di questa cosa? Andiamo, la mettiamo solo dopo aver controllato. Ne sono quasi certo, però non vorrei. Beh, allora sì, allora io sono fan del guanciale fino al midollo. Tipico dell'Umbria proprio. Questo rientrerà in dei montaggi che farò le cose sbagliate che dice Danilo. Allora, le monto tutte Danilo insieme. Danilo da Fiumicino dichiara che il guanciale è Umbro, quindi... No, ma della serie ci hai mai fatto caso che il guanciale era Umbro? Ma pure a me, pure io non mi risulta, però vabbè, magari lo scopriremo. Quindi diciamo tu di quel periodo in Umbria, o del fatto che sei nato a Spoleto, nel tuo carattere è rimasto qualcosa? I tuoi amici ti dicono questo è tipico degli Umbri, oppure non c'è niente? No, poca cosa, onestamente poca cosa. Mi sono rimasti gli amici, quello sì. È quella la cosa più importante. Li vedo poco, però ci consigliano dalla platea la pizza al testo? No, ci dicono addirittura che il guanciale è abruzzese. Vabbè, magari gli arrosticini sono pugliesi, che ne so, mo cambiamo tutto. Arriveranno a insulti dagli abruzzesi. Sì, sicuramente, stiamo scatenando delle faide regionali. No, no, non c'è toccato al cibo che poi è finita. Ma invece di russo, cioè, qual è il tuo rapporto? Zero. Non c'è niente, c'è di russo? Zero? Zero? Nel tuo carattere? Sono stato abbastanza veloce a risponderti. Neanche l'insalata russa ti piace? Che quella si chiama Olivier. Olivier. Questa vi do su questa chicchetta. Che sembra francese. Culinaria. Olivier sembra francese. Perché era inventata da un cuoco che cucinava l'insalata russa a Napoleone Bonaparte. E lui l'aveva soprannominata. E non si riesce a capire come è diventata famosa. Perché cioè se tu vai in Russia e chiedi mi porti un'insalata russa, loro ti guardano strano. Se gli chiedi un Olivier ti fanno ecco cos'era. Però senti, sì, di russo veramente poco. No, ringrazio i miei genitori per avermi messo in gobbi, educato con un'educazione abbastanza siberiana, mettiamola così, per fare una citazione, per citare il buon Nikolaj Lenin. Però a parte quello sono stato sempre propenso a pensarla con la testa mia e non mi sono mai fatto influenzare dalle varie propagande che vengono fatte in Russia, soprattutto in questo momento. Adesso non voglio appesantire la questione sul politichese, ma diciamo che è un paese che non mi dice niente, mettiamola così. E invece al contrario, il fatto che però per il cognome, per la provenienza, diciamo in qualche modo sei associato alla Russia, questo ti ha creato negli anni magari invece dei pregiudizi, dei problemi, o comunque da parte degli altri una sorta di creare un'idea prima di conoscere la persona? Beh sì, io ho sempre dovuto dimostrare di essere più italiano degli altri, mettiamola così, perché venivo da un paese straniero, sono alto biondo e non rasato corto con la barbetta come Daniele. Io ero biondo presente. Però sai, quando c'avevo i capelli ero biondo pure io, c'ho avuto anch'io problemi perché ero biondo, no, scherzo. Diciamo che la mia infanzia non è stata semplicissima proprio per il dovermi inserire in un contesto diverso, in un ambiente diverso, in una cerchia di persone che già si conoscevano, che già avevano creato dei legami tra di loro, e io dovevo un attimino cercare di infilarmi là dentro. Ci ho messo del tempo, ci sono voluti diversi mesi. Io mi ricordo che mia mamma mi insegnava l'italiano quando sono tornato a fare la prima media qui in Italia, e diciamo che mia mamma non è proprio un insegnante di italiano. Quindi tu ancora capisci o parli in russo oppure... Da. Basta. No, non solo, no, sono perfettamente bilingue da quel punto di vista, quasi trilingue, cioè l'inglese un po' lo parlicchio ma molto basic. Ma se invece dovessi individuare un territorio che ti ha influenzato, che dici io mi sento, perché non ti senti umbro, non ti senti russo, ti senti romano? Io sono cresciuto a Roma, ho avuto non è la fortuna, è proprio il culo, devo dire, ho avuto il culo di spostarmi a Roma quando avevo 16 anni, quando avevo iniziato a giocare un po'
più stabilmente in Serie A, a pallavolo, perché Roma mi ha dato tutto e per il tutto ci sono gli amici, ci sono le storie, ci sono le avventure, ci sono i problemi di traffico, de buche de Roma. La cacio e pepe che ti sei presa a cena. Esatto, e soprattutto il tutto fa parte che Roma mi ha fatto conoscere mia moglie, che mi ha cambiato da così a così. Questa cosa è assolutamente vera ed è quando si dice dietro ad un grande uomo c'è una grande donna. Io non mi sento un grande uomo, ma ho una grande donna dietro. E sta cosa è una figata e Roma me l'ha concessa, me l'ha portata tra le mie braccia. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Raff, che c'era anche Gabriella Labbate, che è la moglie, che ha dedicato a lei la canzone Sei la più bella del mondo. E quindi Danilo diceva, dopo una dedica così nessun marito può fare niente di più per dire un qualcosa di bello alla moglie. Invece tu, diciamo, hai detto una cosa bellissima, hai dimostrato che si può andare anche oltre, perché gli hai fatto una bella dichiarazione. Magari la tagliamo e gliela facciamo vedere. Sempre ritornando, domanda seria, ne faccio poche, al discorso di prima: essere figlio d'arte, soprattutto nello sport, ti ha aiutato oppure è stato comunque, diciamo, più difficile addirittura? No, adesso col senno di poi devo fare un discorso un po' più ampio, nel senso che un genitore che toglie tutte le problematiche al proprio figlio, secondo me non fa il genitore fino in fondo, non aiuta fino in fondo il proprio figlio. Io sono stato, tra virgolette, lasciato da solo, perché volevo essere lasciato da solo, ma lasciato da solo vivendo i miei problemi, i miei percorsi e soprattutto i miei errori. E mi sono ritrovato da russo a dover dimostrare di essere più italiano di altri, da figlio d'arte a dover dimostrare di essere più forte di quelli rispetto a cui ero già più forte. Quindi era una formazione caratteriale che mi ha aiutato ad avere il carattere che ho oggi, che poi ognuno può disquisire sul quanto posso essere testa di cazzo, però comunque ho un carattere, perché ho avuto un percorso non semplice, ed è un pochettino la strada che da genitore vorrei cercare di far capire e spiegare anche ai miei figli, perché togliergli tutti quanti i problemi, risolvergli tutti quanti i problemi che si ritrovano di fronte, che possono essere tra la scuola, tra gli amici, tra lo sport o tra l'attività extrascolastica, secondo me non è molto adeguativo. L'avrei detto 100.000 volte, ci dici perché ti chiamano lo zar, che poi è un nome che fa paura, dicevo io oggi gioco contro lo zar, cioè a me, già. Questa già è stata colpa. Già, io non mi presenterei. No, per niente, poi sapendo come batte, come gioca. Cioè non... Beh, come batte mo suona male. Vabbè che stiamo vicini alla salaria, però. Vabbè, comunque, dai. Cioè. Comunque il lavoro. Quindi. Vabbè, certo. E lo zar è nato tutto dal capo ultra della curva di Roma, quando giocava a Roma. Quindi anche questo è colpa di Roma. Torna. Ed è soprattutto colpa del signor Alex Serra, che io no, infamatemelo da parte mia, che mi ha affibbiato questo soprannome perché non riusciva fondamentalmente a pronunciare il mio cognome. Quindi Zar era la più veloce, più immediato e più scenico, e da lì il resto è storia. Qual è l'errore più comune che fanno tutti nel pronunciare il tuo cognome? Cioè come lo pronunciano? Che tu dici sempre no così. No, ma io non dico mai di no, cioè a me no, va bene così, mi puoi chiamare pure Pinco Pallino. Come lo pronunciano? Di solito, cioè l'errore più... Già te lo dico, Alessandro sbagliava, non mi ricordo come mi chiamava, però... No, a questi livelli no, però comunque mi sono fatto aiutare da Danilo. No, è vero, nel senso comunque ho dovuto un po' prepararmi, perché... Qual è proprio l'errore? No, di solito dicono Zaychev, con la C in mezzo, che questo... cioè Z-A-Y-T-S, la C... Dove la prendi? Dove la vedi? Dov'è? Com'è possibile? Però tanti abbreviano così. Comunque io c'ho...
C'ho una domanda da farti, così me la levo dalla mente. A pallavolo, soprattutto pallavolo, quella che fanno i professionisti, i giocatori, sia se sbagliano... Professionisti da 3 giorni, scusa. Ah, poi dopo questo ne parliamo. Comunque, i giocatori di pallavolo, quelli che noi vediamo in televisione, sia se sbagliano che se fanno punto, se danno le pacche sul culo. Ma che, cioè, soprattutto quelli che sbagliano, ma che cazzo vi festeggiate? Cioè, perché... Perché festeggiano tutti? Tu delle volte se stai in televisione dici ma che hanno fatto? Chi ha fatto punto? Cioè non te ne rendi conto. Perché? Cioè, ma è una roba che si dice proprio già da quando si è giovani, oppure è uno spirito che no, c'è, esiste? Non c'è niente di strano, tra virgolette. Vabbè, un po' sì, soprattutto quando il compagno fa la cappellata, quella incredibile. Vabbè, non gli vai a toccar culo quando fa la cappellata, no. Comunque. No, però di base lo fate sempre, c'è cioè molto... No, c'è, diciamo, molto contatto fisico, perché durante l'azione, questo è un grande problema della pallavolo secondo me, non c'è il contatto fisico. Cioè io non vedo... Sarebbe da mettere... Adesso faccio un appello agli organi massimi della pallavolo mondiale. Mettiamo un 30 secondi di round dove se potevamo ammucchiare e menasse. Quello sarebbe bello. Perché in effetti è uno dei pochi sport di squadra che c'è una rete. Tu non sei mai a contatto con l'avversario. E non puoi toccare l'avversario. Ma nella pallavolo si fanno le scorrettezze all'avversario in qualche modo? Non sfruttando il contatto fisico. Cioè, è tutta una cosa psicologica, è tutta una battaglia psicologica di sguardi, di parole, di... All'epoca si sputava anche, adesso... Si sputava. Adesso logicamente c'è... Cioè, sputavate da una parte all'altra. Certo, ecco perché mo c'erano i lama. Ecco perché mo c'è la rete che è fitta, è anti-sputo. Tu hai mai ricevuto uno sputo in campo? Io no, qualche mio compagno sì. E invece l'hai mai mandato a qualcuno? Non so sputare io. Lui si sputa addosso. Però se avessi saputo Però sputare... so parlare. Sì. Però sì, fai c'è, trash talking c'è... tu. Sotto rete c'è tanto, diciamo, con l'avversario si parla. Adesso un pochettino si è ridotta la cosa, perché ci sono un sacco di telecamere che ti possono... Il VAR. Non c'è la mano alla Cassano, capito? Insulti. Sì, vabbè, quelli sì, quelli proprio abbondantemente. Più che altro ci sono talmente tante partite che conosci talmente tanto bene ad un certo punto il tuo avversario che... Basta, se sei un attimino sveglio, bastano un paio di parole per mandarlo ai matti. E devi saperlo fare, perché se provochi quello sbagliato, rischi di perdere. Se provochi quello giusto e ci riesci, va a tuo favore. E certo. Senti, poi di sport parleremo tantissimo e di pallavolo, cioè abbiamo un sacco di curiosità da chiederti. Torniamo un attimo a Roma. Ti svegli domani nel tuo letto, ti guardi intorno e sei sindaco di Roma. Lo zar sindaco di Roma, cioè il primo, capito, il primo pallavolista sindaco di Roma, cioè comunque fa effetto, no? Ce ne vedrei tantissimo. Sì, con la fascia tricolore al Campidoglio. 7 metri di fascia tricolore servono, tipo, già va... Cioè, già va fallito il comune, solo che... Sono molto poco diplomatico io. Ma infatti poi probabilmente cioè, durerei, la mia carica durerebbe veramente una carica lampo, così. Dureresti poco, però avresti lo spazio e il tempo di fare una cosa per la città o per te, o una cosa che ti è rimasta qua, che ne so... Riempì la città dei campetti dei volley, non lo so, un qualcosa che elimina il traffico in qualche modo, risolve il problema dei rifiuti. Non ma lo so. Come fai? Ma tanto siamo nel mondo dei sogni. Però ma Roma è bellissima così com'è, ragazzi. Tu non la cambieresti? Io mi sono innamorato di questa Roma. C'ha un sacco di difetti, però. Allora, se vuoi lasciare le cose come stanno, saresti il sindaco perfetto. Quindi probabilmente. Sei il candidato. Votatemi. Lanciamo la campagna. Passerebbe di lì, assessore. Guarda, se lavori male, pina pizza da parte del sindaco. Vabbè, ma me... le minacce fisiche funzionano poco, secondo me. No, vabbè, se ci fosse una cosa da cambiare, sì, forse questa cosa che hai detto tu, Ale. Perché è un sogno romantico, quello della visione che ho del basket americano, del vedere tantissimi ragazzi che escono di casa, che scendono, che chiamano i loro amici dalle finestre ancora e non usando i cellulari,
che vanno lì, che suonano al campanello e dicono scusi che Mario può scendere a giocare, e vanno a giocare al campetto dietro casa e dei playground e vederci un campetto da pallavolo invece che da basket sarebbe veramente figo. Che poi ci raccontavi a cena che la pallavolo è, diciamo, lo sport col maggior numero di iscritti dopo il calcio, più del basket, più de... quindi cioè, ce ne sarebbe de gente che... Noi viviamo di tantissimi appassionati, di tantissimo sottobosco che coltiva questa passione immensa, perché si tratta di passione, perché non ti... soltanto la passione ti porta a diventare pallavolista fondamentalmente, a fare tutto il percorso, a farti trasferte, ore e ore di allenamenti, partire dal CSI, dalla Serie D, dalla Serie C, e cercare di sognare e crescere ed arrivare in alto. Ed è per questo che la nazionale di pallavolo, quando uno arriva in nazionale, è una cosa che ho sempre detto, è bellissimo indossare la maglia azzurra, perché tu rappresenti un movimento, rappresenti tutti quelli che sono sotto di te, che non sono arrivati, che magari si sono fermati perché non gli andava, perché non c'avevano il campetto sotto casa, o perché ci hanno avuto un infortunio, o perché per altri mille miliardi di motivi, e tu rappresenti loro. E loro ti guardano in TV, e se tu non rappresenti quella maglia che c'hai addosso, la maglia azzurra, non ti senti a tuo agio. Per me questo rappresenta essere nazionale, essere stato il capitano della nazionale, e cercare di trasmettere questo messaggio anche ai più piccoli, a quelli che iniziano a giocare adesso. Che si prova a svegliarsi questa volta veramente e a sapere di essere il massimo esponente di quello sport nel proprio paese, il più riconosciuto, il più forte, il più apprezzato, e dici cavolo, forse io più di così non, in quello che ho scelto di fare non potevo fare. Cioè che emozione ti dà sta cosa, o ti ha dato? Che... Ho una diapositiva di questa cosa, che è stata quando siamo rientrati dall'Olimpiade di Rio de Janeiro del 2016, siamo riatterrati a Fiumicino, e c'era tutta una marea di gente per venirci a salutare, e le persone ci dicevano grazie. Quella è stata secondo me la cosa più bella, perché vuol dire che se le persone ti ringraziano vuol dire che tu sei riuscito a trasmettere qualcosa di emozionante a loro attraverso le tue gesta sportive, che poi per un comune mortale uno dice sì, quello prende a pizza e una palla, sta lì, c'è sta una rete, ci stanno un po' di gente, un po'... E sei comunque tra virgolette un privilegiato, però per arrivare lì, a quei livelli lì, devi aver fatto una marea di sacrifici, ed essere ringraziato, sentirsi veramente apprezzati dalle persone dopo quello che hai fatto, dopo un gesto sportivo, era bello. Era veramente bello. Ma tu hai mai, cioè, sei andato sempre dritto sulla pallavolo sin da, diciamo, dall'infanzia, oppure c'hai avuto un tentennamento? Hai provato altri sport? Ho giocato a ping pong. Ping pong. Tennis tavolo. Adesso non tennis tavolo. Come facevi? Dove sta piegato? Campione regionale delle medie. Ma infatti dopo una certa, quando ho messo qualche centimetro di troppo d'altezza, mi stava a venire a sciatico. Ho detto no, andiamo sulla pallavolo. No, io da piccolo volevo, essendo cresciuto in Russia ancora per quei piccoli anni di scuola che ho fatto, 3-3 e mezzo, volevo fare il portiere di hockey, perché all'epoca la nazionale russa di hockey su ghiaccio era fortissima, e il portiere aveva quella maschera fighissima con tutte le protezioni, che si personalizzavano queste maschere che sembravano tipo Scream piuttosto che altre cose, e mi piaceva quell'idea lì dello stare lì fermo a prendere le pallonate dei dischetti. Dei dischetti in faccia. A proposito dei ricordi dei cori, io questo voglio dire, ma il famoso ciuffo dello zar, tu questo qua, prima di una partita importante, te lo fai prima o dopo il riscaldamento? Queste sono le domande che... Ma io me lo cementifico la mattina della partita, praticamente. Cioè sei partito a casa? No, vabbè, ma per fortuna c'ho i capelli che mi danno retta, sono talmente dritti che bastano... Basta così. Basta una mezza puntina di cera. Pure io e Danilo uguale, comunque abbiamo la stessa... Però vi raggiungo, prima o poi vi raggiungo. Non anche nell'estetica, nello sport, c'è stata un'evoluzione. Cioè tu ti ricordi, magari, anche io, vabbè, faccio sempre l'esempio del calcio. Il calcio anni 70, anni 80, c'era tutta sta gente baffona, basettona, che comunque non curava tantissimo il look. Poi negli anni
più andavano avanti, più la televisione ha preso piede, più i giocatori sono modelli oltre che giocatori. Questa cosa tu l'hai vista crescere oppure è stata sempre così finché hai giocato? Ma non era studiata la mia cresta, diciamo così. È venuta fuori con la mia personalità. Perché io mi ricordo al mondiale, la mia prima convocazione seria, tra virgolette, in nazionale ad un evento serio è stato il mondiale di Roma, a proposito di Roma, nel 2010, e avevo ancora i capelli abbastanza lunghi, un po' non curati, un po' così, alla cazzo, mettiamola così. Selvaggi. Sì, e poi vedendo che comunque dopo la prima convocazione nazionale riuscivo comunque a crescere da un punto di vista tecnico, a stare in campo, ad avere la mia personalità, lì mi sono detto ma perché non mi ritaglio corti dai lati e mi faccio la cresta, e da lì un po' me la sono tenuta. È diventata un simbolo, insomma. Sì, è diventata quello, un po', sì. Sì, poi negli anni, nell'arco degli anni ci ho giocato un po' con i vari disegni e tutto il resto, mi sono fatto un po' a volte prendere la mano. Saluto Simone Alberti che mi faceva dei tagli fotonici e quindi me la sono portata un po' come segno distintivo finché non arriverò al vostro livello. Ma tipo quando parti con la nazionale c'è anche il barbiere della nazionale. Ma de che? Non ci abbiamo neanche il nutrizionista. No. Vabbè, no, sti cazzi, no. Del nutrizionista, però è barbiere che non ce lo mette, cioè. No, il niente. Barbiere, se siamo in Italia, convocavo qualcuno di mia conoscenza. Quando andate a fare i mondiali oppure le olimpiadi fuori, chi tra di voi vi tagliate? Tu parti tagliato e arrivi tipo Tom Hanks in Castaway. Perfetto. No, la domanda è questa: dicevamo che Decore vuole tirar fuori i racconti e le cose che, diciamo, hai più dentro. Se ti dovessimo chiedere un ricordo tuo da bambino, il primo che c'hai, un flash del piccolo con i tuoi genitori, una fotografia, un'immagine, anche proprio estratta dal nulla, che non ce deve avere un racconto, basta che sia un'immagine di te come ti vedi piccolo. Piccolo, se sei mai stato piccolo, forse sì. Non sei mai stato piccolo, però. Carnevale 1990, Lugano, Svizzera, tutti precisi, perfetti, Io che svuoto dal terrazzo di casa una busta che sarà stata più grossa di me, dei coriandoli. Puoi immaginare bene che gli svizzeri non sono stati molto contenti a ritrovarsi il parcheggio invaso di coriandoli, anche se era carnevale, e di conseguenza diciamo che i miei mi hanno fatto una discreta sciampata. E quella era la certificazione che sei italiano, perché cioè subito hanno scoperto. Io volevo festeggiare, la festa, raga, è festa, carnevale, no, carnevale. I coriandoli. Vabbè, a carnevale. Mai dato un'idea per una nuova rubrica che da adesso in poi dobbiamo fare sempre, ovvero una cosa che dice tanto probabilmente della persona, di chi è, della sua crescita. Le maschere di carnevale che hai messo, che ti ricordi da bambino, da cosa ti hanno mascherato? Io, ad esempio, una volta, ne so, da lottatore di wrestling, no, con tutta una gomma piuma, allora, c'era un caldo. Io ce n'avevo con serpente intorno al collo. Io dopo quell'evento del Lugano non mi hanno fatto più festeggiare non un carnevale in vita mia. La tua prima maschera di carnevale? No. Io ad esempio, io e mio fratello a casa. Io non sto scherzando, non mi hanno fatto più fare. Non ti hanno mai mascherato più? No. Finita. Io e mio fratello a casa avevamo Zorro e il Pagliaccio, due maschere, e ogni anno si alternavamo. Io un anno ho fatto Zorro Pagliaccio, che era una sorta di mix incredibile. Una combo. Quindi non ti hanno mai mascherato, cioè per colpa di quella roba. No, vivevo in una famiglia triste. No. Vabbè, tanto, no, onestamente il carnevale è orribile, quindi diciamolo a tutti. Come convivi col fatto di essere riconosciuto per strada, le foto, gli autografi, le chiacchiere? Te la vivi sempre bene o ci sono dei momenti in cui... No, è un piacere, a parte gli scherzi, no, non è così, a parte non sono... No, io sono drasticamente l'opposto di quello che sono nella vita reale rispetto a quello che sono in campo. Il ragazzo ti ha chiesto la foto... Non era altissimo, poi era un po' intimorito. Si è dovuto mettere in ginocchio lui per fare, no, veramente. Però no, la vivi, no, vabbè, la vivi ma fa bene. Piacere, fa piacere anche fermarsi dopo le partite al palazzetto, anche se si è stanchi, anche dopo magari, ecco, dopo una sconfitta, dopo qualche sconfitta in particolare, quando veramente non te va troppo, te rode parecchio, certo. O cerchi di prendere qualche scusa e dileguarti
il più velocemente possibile in altri momenti, che sono il 98% del tempo, 99%. Ci hai detto che ultimamente sei stato al concerto di Vasco tra il pubblico sul Prato, quindi è stata una figata. Quindi, sì, sì. Una quindi, figata, insomma, bellissima. E la vivi veramente bene, cioè il contatto con i fan. Coi ma io vivo per quello. È bello stare a contatto con la gente, è bello scambiarci due parole, è bello. Anche perché se io dovessi andare da te e chiederti una foto e tu mi mandi a cagare, io ci rimango male. No, certo. Nel senso, voi immaginate che bello vedersi il concerto di Vasco con Zaitsev davanti, invece incazzo, cioè tutta la parte. Tu dici, ma chi? Ma una certa dici, ma chi suona? Senti solo. Ma infatti, stranamente, eravamo al Pit Gold e intorno a noi non c'era nessuno. Era bellissimo. Faccio tipo lo sposta gente. Tipo. Stavamo larghissimi, bellissimi. Senti, ma ci sono giovani pallavolisti che si fanno la tua pettinatura, che li vedi? Quanti ne hai rovinati con sto ciuffo? Purtroppo parecchi. Quanti con pochi capelli sono andati in depressione? Perché... immaginare uno forte a pallavolo con pochi capelli dice non me posso fare. Non potrò mai essere come lo zar. Mo' il prossimo anno mi faccio la boccia e voglio vedere quanti mi seguono. Te mi segui sicuro. Io sì. Almeno già, uno già so. L'abbiamo trovato. Io pure so del gruppo. Però fa piacere, tanta gente mi ha scritto, no, guarda c'è mio figlio e mi mandano la foto che si è voluto fare i capelli alla Zaitsev. E io gli dico grazie. Centinaia d'euro di lacca, del gel spesi, capito? Ma ti hanno mai sponsorizzato qualcosa, prodotti per i capelli, ti ho dato lo sponsor? Cioè, ma non si è mai avvicinato nessuno. Dani, fai un appello. La famosa gommina, non so, io non me ne intendo, che marche ci stanno? Ditemi una marca di gelatine, di... Gelatine. Lo so, de cera. Che si mette Montesta? Io non so. Pantella. La pece che si mette? Vabbè, comunque, se ci fosse uno sponsor interessato alla testa di Zaitsev, ancora libera, mi sembra abbastanza riconoscibile. Come sempre, c'è una percentuale per me e Danilo, perché tutti gli appelli che vengono lanciati al podcast, poi diciamo ci deve essere un ritorno. Guarda, io te lo dico: due sportivi in Italia erano famosi per il ciuffo. Sono famosi per il ciuffo. Uno era Hamsik, l'ex giocatore del Napoli, che se n'è andato, e poi è rimasto solo Zaitsev. Quindi se c'è non ci un'occasione sono più unica che è quello. Io ho trovato due video, diciamo, abbastanza indicativi su internet. Ti volevo chiedere un commento su entrambi. Il primo si intitola Ivan Zaitsev, italiano, uccide gli USA con 4 ace di fila, hashtag 4 lavatrici. Questo video c'ha 3,8 milioni di visualizzazioni. Cioè, sei te che fai questi 4 punti di seguito? Pensavo meglio. Più di 3,8 milioni, cioè manco a fare la trap. Cioè, nel senso, comunque sei riuscito senza trap, semplicemente tirando 4 bombe. 134 km orari. Non era in quell'occasione. No, quello era il video dopo, Dani, lo vedi? Ah, ti ho bruciato il video. Il secondo no, questo video. Era bruciato la seconda. Ce n'era uno da 120, tipo 120 km. Ce n'erano diversi sopra i 120. Perché addirittura ho letto che è difficile mandare il pallone a 120 con i piedi. Quindi immaginati. Sì, è fisicamente complicato superare i 120 all'ora, perché deve essere un gesto. Puoi essere forte quanto te pare, però devi comunque mandare la palla sopra una rete che è 2,43 m e centrare il campo avversario che è 9x9. Il tutto staccando 18 metri prima, quindi la palla più o meno fa quei 17-16 metri e mezzo. E la perché devi mandare a 120 se non centri il campo e più. No, ammazzi la gente in tribuna. Sì. È mai successo? Prende... I classici piccioni che partono in tribuna, la gente che si scansa. Qualcuno sì. Che gli è partita a faccia, occhiali, che ti sei sentito in colpa. Sì, 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 qualche ragazzino o ragazzina purtroppo deve, cioè, vai anche a chiedere scusa. Però logicamente... vai pure a raccontare, amici, ho preso la pallonata in faccia da Zaitsev. Cioè, però raccontaci di questi episodi. Primo episodio, tu che fai 4 ace all'America. Allora, era la competizione che si gioca tutte le estati, che era ancora la World League, adesso l'hanno soprannominata Volleyball Nation League, ed è una competizione tra tutte le più forti nazionali al mondo,
che si ammucchiano in vari gironi, poi escono fuori le 8 migliori o le 6 migliori e si contendono questo trofeo. In questo caso noi eravamo ospiti, eravamo paese ospitante delle finali, e nell'occasione di una partita del girone delle finali contro gli Stati Uniti a Firenze ci siamo ritrovati 24-20 sotto, stavamo sopra 2-0, abbiamo fatto cambio palla e sono andato in battuta e non c'era più niente da perdere, eravamo praticamente spacciati, io a braccio libero ho lasciato andare il braccio e la partita fondamentalmente è finita lì, facendo 4 ace di fila, tutti in varie zone del campo diverse, e fortunatamente la mia mano mi ha dato retta perché il pallone andava là dove dicevo io, stranamente, perché non sempre succede, perché non sempre faccio una battuta che dico senti la metto lì e poi magari vado dall'altra parte, ci sta, però in quell'occasione lì è stata una bella cosa perché ha minato la sicurezza psicologica degli Stati Uniti, della nazionale, cioè della serie. Noi possiamo giocare forte perché era una nazionale veramente forte e anche nelle altre competizioni mondiali e olimpiadi ci siamo sempre scontrati con loro e devi sempre passare quello scoglio degli Stati Uniti, però quella cosa li ha turbati nel profondo secondo me, tant'è che questa cosa si è quasi ripetuta alle olimpiadi qualche anno dopo in semifinale olimpica, quindi una competizione molto più grande, molto più importante. C'avevano il terrore, cioè... non lo so, io da un punto di vista se dovessi romanzare la cosa gente che era più dormito, sì. Cioè, quello, dopo la semifinale delle olimpiadi sicuramente sì, non so dopo Firenze, ma il fatto di aver ripetuto più o meno la stessa cosa vuol dire che tu lo sai che sono riuscito a trovare uno spiraglio nella corazzata degli Stati Uniti. Tu dai lavoro a un sacco di psicologi, lo sai, perché tu mandi proprio in crisi i giocatori. E quindi... Ma dopo aver fatto 4 ace di fila, cioè la prima cosa che ti viene in mente è ammazza quanto so forte o ammazza il culo. Cioè, cioè la prima cosa proprio dice, perché 4 di fila a quei livelli è... No, lì per lì non te ne rendi conto. Lì per lì pensi soltanto ad esultare, anche perché la partita era finita con il mio ultimo ace, e quindi pensi subito ad abbracciare i compagni, perché comunque non giochi da solo. Va bene che sì, quando vai in battuta sei da solo, ed è per quello che mi piace la battuta, perché sei lì da solo con te stesso contro tutta la squadra avversaria, non c'è nessuno che ti aiuta, anzi c'è sta il pubblico che ti infama pure. Poi, lì, a me fa tanto tenerezza quello che entra solo per la battuta e la sbaglia, e poi lo fanno riuscire, cioè, a me quella roba è tipo una metafora della vita, perché è il tuo momento e lo sbagli, quella è tosta come cosa. Quella è brutta perché sei freddo, ghiacciato, esci dalla naftalina, ti sgrulli tutta sta polvere dalle spalle, entri dentro tutto bello gagliardo, tiri sta fiammata, boom, fuori in tribuna riesci, vabbè, almeno... Ma infatti quello che dico a quelli... È mio figlio quello, non lo dice ai ragazzi nessuno. Che entrano a fare sta roba, io dico, regà, l'importante è che tirate forte, che te frega, cioè se tiri... Perché ci sono dei ruoli che se fanno tiri piano solo... e sbagli pure... ci sono dei giocatori che fanno quasi solo quello, cioè la battuta... Vabbè, quello dipende dalle dinamiche di come viene costruita una squadra. Sì. Perché il telecronista dice 4 lavatrici? Alessandro Antinelli... Li mortacci tu, Alessà, che te ne sei andato al calcio. Ci manca la tua voce, Alessà. Le 4 lavatrici perché all'epoca, mi erano ricordo, pesanti, erano... quell'estate lì c'era, o forse l'estate prima, c'era con lui, con Alessandro Antinelli, a commentare le nostre partite l'attuale CT della Nazionale, Ferdinando De Giorgi. E credo che la frase delle lavatrici possa appartenere addirittura a lui, questa cosa non me la ricordo. Comunque da lì un pochettino ci siamo portati dietro queste lavatrici, perché comunque quando arriva la palla sopra i 120 all'ora è pesante, fai fatica a tenerla e ti senti veramente una lavatrice che ti arriva addosso. E a proposito di velocità, il secondo video di cui volevo parlare è questo, in cui sempre in inglese dice Zaitsev serve a 134 km/h
è il nuovo record mondiale, punto interrogativo. Non so se è il nuovo record mondiale, però lo era? Cioè, in quel momento hai fatto il record mondiale? Sì, che è stato... E non ci credi nemmeno tu quando arriva, quando ti dicono la velocità, tu dici, ma è vero? Sì, il qui presente collega Marco Castellani, detto Naso, ha assistito ad un 132 filmato da lui, però il 134 non l'avevo mai fatto, ed è per quello che ho guardato lo schermo, ho guardato la velocità, mi sono girato verso la panchina e verso i ragazzi e ho detto, ma 134 di che? Ma come è possibile? Te levano la patente. Ma anche perché non ero andato per dire faccio il record mondiale, sono andato lì a fare una battuta normale, ero in campo, stavo giocando. È uscita velocetta. Sì, mi è uscita sta fiammata e ma va bene così. E a proposito, io penso al 134 km orari e ripenso alla palestra della mia scuola, che addirittura c'aveva il campo disegnato sul muro, perché la palestra era troppo piccola e quindi cioè, hai mai tirato così forte in una piccola palestra? In uno spazio piccolo, no. Cioè, penso che la palla fa così. Sempre qui presente, mi sta cercando di invitare a fare un CSI, una partita di CSI nelle palestre con il campo disegnato sui muri. A scuola c'era sempre, sì, a scuola c'era sempre e le palestre, quelle ricche, c'avevano gli spalti sopra, diciamo. Quelle, cioè, c'avevano il muro, sì, e poi c'avevano quelle da Poracci, invece tu dovevi assistere la partita a 5 cm dal campo, ma fortunatamente non ci potevi manco stare, cioè, c'era proprio solo non c'avevi lo spazio per le righe. Lo zar, perché altrimenti faceva no, una quello, brutta fine. Però prima di fine carriera devo provare questa ebbrezza per vedere cosa succede. Senti, ti va di parlarci del rapporto con la nazionale? No, se bevo poi è finita, me quella erano. Il rapporto con la nazionale, te l'ho detto prima, per me la maglia azzurra è in assoluto una roba bellissima. Una cosa di cui andare fieri, una cosa di cui parlare ai miei figli. Il cantare l'inno di Mameli prima di scendere, tra virgolette, in battaglia, in una battaglia sportiva, ti dà una carica, mi dà una carica incredibile, perché per quello che ti ho detto prima, tu rappresenti un movimento, sei lì con quella maglietta addosso e tanti, tanti ragazzi vogliono essere lì al tuo posto, e quindi sapendo questo, una volta che tu sei questo, devi fare più del massimo, del tuo massimo, per cercare di tenere alto l'onore di una nazionale. E dall'anno scorso, da metà estate, abbiamo fatto la famosa Volleyball Nation League e con le finali in casa a Bologna. Purtroppo non è andata molto bene e poi c'era il mondiale e il CT ha deciso di non convocarmi, dandomi delle spiegazioni, diciamo, non proprio che non si possono definire spiegazioni, non avevano un senso logico. Io me le sono fatte andare bene, va bene così, e ci siamo lasciati dicendo che il CT mi ha detto, guarda, tanto c'è tutto un campionato da giocare il prossimo anno, sei abbastanza vecchio, tu giocati il tuo campionato, le porte della nazionale sono sempre aperte a chiunque. Io mi sono fatto il mio campionato quest'anno, siamo arrivati in finale scudetto contro ogni pronostico, purtroppo l'abbiamo perso la finale scudetto gara 5, però devo ammettere che ho fatto un campionato ad un ottimo livello e non mi è mai arrivata nessuna chiamata né dal CT né da nessun rappresentante delle squadre nazionali per dirmi guarda, puoi stare tranquillamente a casa perché abbiamo fatto una scelta in questa direzione, bla 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 bla, niente, zero chiamate, zero cose. Quindi è un po' quella la cosa che mi fa rimanere male. Tu puoi fare una scelta, assolutamente, però da un punto di vista umano cerca di spiegarmela, di farmela capire, digerire. Dopo 12 anni di nazionale, dopo che sono stato il capitano, dopo che ho dato tutto quello che ho dato, ci ho lasciato anche un ginocchio in nazionale, tu mi tiri fuori dalla squadra senza darmi una spiegazione. È un po' quella la cosa che mi ha fatto lasciare un po' così con l'amaro in bocca. Poi, per carità, mi godo l'estate libera, mi godo i figli, finalmente mia moglie era al settimo cielo quando non sono stato convocato in nazionale, perché 12 anni di nazionale implicano il fatto che noi iniziamo la stagione con il club a settembre, lo finiamo a maggio. Quando finisce il campionato abbiamo circa una settimana di tempo libero e poi parte l'attività con la nazionale.
che finisce a ridosso dell'inizio del campionato con il club, in cui hai una settimana 5 giorni liberi. Quindi sei costantemente in attività e sei costantemente fuori casa con trasferte infinite e tutto il resto. E quindi, logicamente, io l'ultima vacanza con mia moglie da soli, noi l'abbiamo fatta nel 2013, che era il viaggio di nozze. E sono passati 10 anni. Ma solitamente le modalità sono sempre queste, cioè se ti chiamano bene, altrimenti non ricevi la telefonata. Cioè, è sempre così. Quando vedi che salgono su aereo, dici, ah, forse io non vado. Cioè, così funziona, oppure... Nel mio caso sì. Però, io pensavo ci fosse una chiamata, dico, guarda, Ivan, quest'anno non vieni, però... Chissà. No, io ho saputo che io ero nelle convocazioni. Tu c'avevi pure la valigia pronta, c'avevi già la valigia fatta. Ma poi no, la valigia fatta no, però ero nella lista dei convocati, poi magicamente sono sparito da quella lista. Però arriverò a scoprire com'è andata, cosa era successo. Ma da profano, se io vado su internet e cerco Ivan Zaitsev, esce Ivan Zaitsev scarpe. Cioè, sta cosa ce la puoi spiegare? Che io pensavo che eri un appassionato, un fan delle scarpe. Invece la classica sneakerhead. Invece c'è un'altra storia dietro. Ma io ci ho lasciato... C'è stata una polemica che è andata avanti per tanti mesi per la questione delle scarpe, come hai detto tu. Perché io ho preso una posizione fondamentale. E io quando prendo una posizione... diciamo che vado fino in fondo, e su questo poi ci ricolleghiamo al secondo brano di quelli che vi ho dato, perché sono testardo. Diciamo che se devi dire una cosa la dici, cioè non è che te fai sì, problemi. Sì, perché il problema fondamentale era che la nazionale era obbligata ad usare un marchio di scarpe. Quel marchio di scarpe in quell'annata lì in particolare, che poi è un marchio che fa ottime scarpe, comunque hanno un background importante, non stiamo parlando di dello Scarparo de Torvaianica, con tutto il rispetto per gli Scarpari di Torvaianica. Che so, no, è Dottor Schulz. Occhio ai Scarpari di Torvaianica. Però c'aveva il brand in questione ci aveva fornito 4 modelli che tutti e 4 davano problemi a tutti i ragazzi, non soltanto a me. Quindi io mi sono fatto portavoce di questa questione alla federazione e ho detto: ragazzi, noi siamo degli atleti, le scarpe sono un nostro strumento di lavoro che ci limitano nella nostra performance. Perché non possiamo scegliere noi liberamente la scarpa che ci è più congeniale? Certo. Se magari a uno io vorrei giocare con le Havaianas, voglio giocare infradito, perché ci devi obbligare a usare quei 4 modelli, che tra l'altro quei 4 modelli tutti quanti facevano abbastanza schifo, e solo che l'hanno messa come problema di sponsor, perché io all'epoca avevo un contratto con un altro brand. E è passata come se tu facessi una questione sugli sponsor, sì, economica, anche giornali, titoli, sembrava che tu ne facessi una. Posso tirare fuori adesso dal cellulare? Cioè, sui titoli c'è dal cellulare il contratto con il brand in questione, che mi fa tuttora da sponsor, c'è esclusa la nazionale. Quindi tu non avresti comunque avuto problemi? Zero. Era una questione di principio. Sui titoli c'è scritto Zaitsev non è andato in nazionale. Dove siamo arrivati? Mi hanno revocato la convocazione. Sono passato per merda, mercenario, bastardo che pensa soltanto ai soldi per gli sponsor di qua e di là. Adesso siamo arrivati che le scarpe sono libere. Queste sono soddisfazioni, capito? Certo. A me non me ne frega niente. Cioè, il cercare di migliorare il mondo in cui sei e lasciare un mondo migliore a quelli che vengono dopo di te, quella è la figata. Certo. Ho letto un virgolettato tuo in relazione a questo fatto che non sei stato convocato in nazionale, che però dicevi: io sarò il primo fan della nazionale italiana di volley, mi guarderò le partite con trepidazione da casa e ti farò alla grande. Certo. Nel senso, non... io non riesco a gufare. Vabbè, quello... Non sono troppo buono da questo punto di vista, cioè ma non è questione di essere buoni, è questione del fatto di rispettare quella maglia, come ti dicevo prima, cioè... è la nazionale. Però c'è ancora uno spiraglio per le Olimpiadi. Ma magari. Ma dipende tutto dalle mie prestazioni. Parla il campo.
quello. Io posso dire qua, mandare un messaggio diretto a, a Ferdinando De Giorgi e dirgli te convocamme, però prima c'è sta il campionato da giocare. Giusto, Alessà, noi abbiamo questo potere traumaturgico, possiamo dire. Cioè, quindi, che se dici una cosa qui... Vabbè, abbiamo lanciato la campagna politica per il sindaco di Roma. Se dici una cosa qui, poi succede. Quindi parliamo con il CT della Nazionale. La quarta Olimpiade non mi farebbe schifo giocare. No. Sì. Io posso venire da accompagnatore. Il minimo, però, è una maglietta firmata per Decore Podcast che noi incorniciamo. Cioè, quello sì. Noi sempre qualcosa indietro. Cioè, questa è l'Italia, capito? Cioè, noi nulla si fa per nulla. Italia. C'ho una domanda a proposito delle magliette, ma nella pallavolo, che magari è un po' più povera, non so, rispetto al calcio, le magliette, quelle che usate, le lavate, cioè le riutilizzate per più partite? Sì, sì. Ogni volta è una maglia nuova? No, abbiamo 5 magliette a inizio anno di ogni colore. Quindi non la puoi tirare al pubblico, oppure la tiri e dici vabbè, no, quando la tiro, ridammela, perché... quando la tiro so 80 euro che mi vengono tolti dal contratto. Ah, vedi. Anzi, non è che vengono tolti dal contratto, te viene a bussare il magazziniere e te fa: senti, va un po' a biglietteria che c'hai 8 piotte dei buffi che hai lanciato 10 magliette. Pure a te ti fanno questa cosa qua. Ma io l'anno de Perugia le lanciavo sempre, costantemente, ma anche in nazionale me ne facevano pagare. Quindi questo è un modo carino che ci dice che la maglietta anciata, perché oppure gli devo dare una piotta. Ma almeno i calzini. Vabbè, niente, se fate i bravi una piotta, ma vabbè, comunque la sacrifico per voi. Comunque ci avete il magazziniere che lava le magliette con la lavatrice e si torna, capito? Sì. Oppure sì. Sono i classici sacchi neri, quelli giganti che vengono riempiti. No, io me lo immagino. Non te dico che odori che ci stanno sul pullman quando apri. No, sti immagini romantica di tu che torni a casa e ti lavi la maglietta da solo, capito? A mano, perché altrimenti sei. Vabbè, ritira. Questo era alle giovanili. Nelle giovanili sì, era anche bello. Cioè, lo vedo anche con mio figlio. Se lo andate a vedere, diciamo, dal vivo, non gli chiedete la maglietta perché gli fate un danno, capito? No, vi fate un danno voi, perché io di solito sudo come una nutria in calore. È abbastanza zuppa la maglietta quando me la tolgo. Senti, siamo in ambito sportivo e pallavolistico, con tutte le scarpe proprio in tutti i sensi. E ci raccontavi a cena una cosa molto interessante, ovvero il riconoscimento della pallavolo a livello del professionismo. Ce la racconti questa cosa? Noi ci ha scioccato e sicuramente interessa anche a chi ci segue qua e anche a chi ci seguirà da casa. Cioè, ci spieghi proprio questa cosa in maniera chiara. Finalmente la pallavolo, 3 giorni fa, in data 1 luglio, sabato, è diventata uno sport semiprofessionistico, quantomeno. Non a livello del calcio, non a livello del basket, del golf, del tennis, mi scordo sicuramente qualche sport professionistico, però... Cioè, fino a prima era uno sport dilettantistico. Eravamo dilettanti dalla cima... Ma tu immagina se tu eri Iva Zaizev, cioè, sei un dilettante, cioè tu manco te potevi incazzare, cioè, perché tu gli stavi a dire la verità, cioè. Ma che differenza c'era? Cioè, parliamo di prima della modifica, perché il calcio sì, il basket sì, pure il golf dicevi, no? Sì, e sì, perché sì. La pallavolo no? Che ne so, perché è gestita da persone che non volevano che la pallavolo diventasse uno sport professionistico. Sì, continuiamo a farsi amici, dai, tanto non... vabbè, ma che devo dire? È così. No. Questo cosa comportava? Così, che vuol dire essere dilettanti invece che essere semiprofessionisti o professionisti? Questo implica, essere dilettanti implica tutta... Guarda come mi guardate tutte e due, ne mortacci. No, ma io a me sta cosa, l'ora che tira la bombetta. Ce l'hai detta a cena, ma a noi c'ha veramente detta a cena. No, ci ha scioccato. No, ma tu la puoi raccontare come vuoi, nel senso, diciamo che la gestione di una federazione, di un campionato, anche la gestione soprattutto degli esborsi economici quando si è dilettanti è drasticamente diversa rispetto a quando si è professionisti. La cosa bella è che finalmente noi atleti ci sentiamo tutelati. Una volta che è entrata in vigore questa legge, finalmente abbiamo dei doveri, ma abbiamo anche dei diritti. E questi diritti sono finalmente tutelati, perché noi prima, quando eravamo dilettanti, non potevamo ambire a nulla, anche se ci venivano fatte delle scorrettezze allucinanti. Ed è per questo che si era instaurata una sorta di tacito accordo tra tanti giocatori che non volevano che gli venisse
gli venissero spostate le uova nel paniere, tutto il resto, erano lì con, nella loro comfort zone, ci rimettevano sicuramente qualche soldo a favore di qualcun altro e andava bene così. Adesso spero che non sarà, non sarà così. Adesso spero che, adesso per filo e per segno, non voglio entrare nei dettagli della norma che è passata, certo, perché ancora me la devo studiare bene anch'io, però è un grandissimo, grandissimo passo avanti per cui tante persone hanno lottato. Anche qui presente ha messo del suo, stranamente, per farsi qualche amico in più. E però da sabato siamo sicuramente più tranquilli, più tutelati, più capaci di sapere del fatto che siamo riconosciuti come professionisti perché facciamo questo di lavoro dalla mattina alla sera. Cioè, questa, giocare a pallavolo ad alto livello, essere professionisti, essere professionale è svegliarsi la mattina, pensare a quello, l'alimentazione, l'allenamento, la cura del corpo, tutto quello che ne consegue, i sacrifici, tutto il resto è professionismo puro. Finalmente è stato riconosciuto per questo. Pure perché, come ci dicevi prima, è veramente il secondo sport più praticato in Italia e non era... Sì, siamo secondi dopo il calcio per il numero, sì, di iscritti, sì. E non era professionista. Soprattutto da un punto di vista femminile, perché le ragazze, tante ragazze a scuola, chi è che non ha giocato a pallavolo quando ha fatto quindi scuola? Quindi tu sei professionista da tre da giorni, tre giorni da oggi, quindi complimenti. Così. Perché c'ho subito una domanda che mi è venuta in mente. A proposito, visto che ci hai parlato di nuove regole che sono state introdotte finalmente nella pallavolo, ma proprio regole di gioco, hai la possibilità di aggiungere o togliere regole alla pallavolo, regole di gioco? Ad esempio, una domanda mi è venuta, ma di ginocchio si può prendere la palla? Sì, sì, certo. Puoi prendere con tutto il corpo. Fino all'introduzione del rally point system non si poteva prendere la palla con nessuna parte del corpo che non fossero le mani. Quindi il piede era fallo, il ginocchio era fallo, la testa era fallo. Quindi mo pure di testa, se mo poi, sì, con quello, questo con da quello quando... che ti pare, basta che sta per aria. Quando è cambiata questa cosa? Oddio, mo mi chiedi troppo. Ma tu oltre inizio 2000 99, 2000, 2001. E voi avete iniziato a fare questo tipo di colpi, queste cose? Nel senso, tu hai cambiato il modo di giocare? De culo, de anca, quale altra parte del corpo? Ma Spalletta, Spalletta zera, no? Quella è la tedesca. Ah, okay. Ecco, aggiungere ste regole. Tipo pure se pi uno in faccia pieno vale 2 punti. Ma quello magari, quello sarebbe bellissimo. Bello. Sarebbe preso un giocatore a 134 all'ora. Un giocatore forte in faccia gli ha fatto no, ma l'ho presa anche uscire. Una fortissima. Ne hai presa una forte. Mamma tu. Mia, sangue dal naso. Poi a ball never killed a man, dicevano in America. Sì, quindi... ma non so così sicuro. Sì, 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 vabbè. Ma giocate con i parapalle, cioè i sospensori? No, no. Siamo uomini veri, cioè, non abbiamo vabbè, paura di niente. Comunque, che regola aggiungeresti che secondo te manca? Regola di gioco. L'ho detto prima, una mucchiata che se potevo menare. Ah, tipo un terzo, sì, tempo al contrario. Una Royal Rumble, tipo spengono le luci. No, magari fanno... Tipo calcio fiorentino, chi rimane in piedi 30 secondi, tutto buio. Invece io trovo spettacolare il recupero con il piede. Tu in quel fondamentale sei bravo oppure... C'è un piedino de fata che c'hai, arriva, Teo. Ma da quando hanno introdotto sta regola... Sta quest'altro che sta ride, a merda. Da quando hanno introdotto sta regola, uno un po' di più tende a cercare di prenderla coi piedi oppure... Tanti ne abusano, perché chi non c'ha voglia di buttarsi e farsi il tuffo e farsi lo scattino, spesso ci mette il piede. Però devo ammettere che ho visto tanta gente capace di giocare con i piedi. Quello è vero. Anche quando giocavamo a calcetto, le partitelle tipo di riscaldamento, così a buttarla in caciara, qualcuno gli dicevo: senti, ma tu hai sbagliato sport. Se sei più forte a calcetto che ci sono che i puristi che sono un po' contrari a questo. No, ormai stiamo andando verso una totale liberalizzazione di ogni tocco possibile. Il tocco più strano che hai fatto tu? Qual è stato? Un salvataggio? Che ne so, de spalla, de schiena. No, quello più strano, che tra l'altro era in una partita importante contro il Brasile,
mi è arrivata, ero ricezione, mi è arrivata sta bomba non so quanti mila chilometri orari. Io ho fatto così per scansarmi, l'ho presa qui e la palla è andata a finire nell'altro campo diretto e ha fatto punto contro il Brasile. Infatti i brasiliani mi hanno guardato e mi hanno detto: no, ammazzo, è bucio di culo. Pure de spalla ci segni. Ma ho fatto così per levarmi, però. Ho chiuso gli occhi e ho sentito bam. Poi ho visto sta palla prima. Punto. Ha fatto il moscione, sì, però è entrato. Ha fatto proprio. Questo non c'è su YouTube, però non si trova. No, c'è, ma c'è. Non c'è ha fatto l'audio, tante non c'è views. L'effetto. Questo ha fatto 100.000 visualizzazioni, era più. Sì, non valeva come i 134 allora. Senti, a noi non interessa solo l'Ivan sportivo, ma ci interessa anche l'uomo che c'è dietro lo sportivo e i suoi interessi, i suoi gusti. E quindi ti abbiamo chiesto di indicarci dei film decore. E... Sì, anche lì vi ho dato una lista, diciamo, striminzita, perché... Iniziamo da uno che comunque pure lì quasi sottolinea il tuo attaccamento alla città, seppure un racconto della città che viene fatto da molto lontano, con un Russell Crowe che interpreta il gladiatore. Massimo Decimo Meridio. Eh sì, è un po' quella mancanza di Roma che si sente quando si è lontani da Roma. Ma tu ce l'hai la deformazione? Io come vedo un campo di grano, subito devo andare lì e accarezzare. Accarezzare il grano. Ma pure se, capito, pure se... Basta che non ti ritrovi poi la famiglia appesa. No, no. Però c'è sta cosa, sto richiamo, il campo di grano. Quello è uno dei film che, sì, cioè se dovesse passare in TV anche a metà film, cioè mi metto lì e me lo riguardo. E te lo vedi, e quello è il film decore, è proprio quello che non riesci a togliere quando ti capita. Sì. E è molto più bello quando ti capita per caso di quando lo metti esatto, tu, perché esatto. Non te aspettavi. Esatto, perché andarlo a ricercare non è la stessa cosa, è proprio è come un colpo di fulmine, una cosa che non ti devi aspettare, è un'emozione. Un altro filmone che hai detto sono Le ali della libertà, preso da un racconto di Stephen King. Sì, Le ali della libertà raccontano di questa storia fighissima, di un'ingiustizia che poi ha il suo messaggio, che è fortissimo, a parte essere fatto benissimo, a parte essere recitato benissimo da T. Robbins, vedi? No, però... ma mi sta a cuore come il pezzo che avete messo prima di Stairway to Heaven, che mi ricordava, e mi volevo inserire ma ho lasciato scorrere la musica, mi ricordava il momento in cui ero piccolo e giocavo a beach volley d'estate, quando ancora non mi chiamavano in nazionale, piccolo non di statura ma piccolo di età, ed era... La prima canzone che veniva messa dal DJ dell'arena del beach volley. E arrivavamo tipo alle 7 di mattina, storditi ancora, magari qualcuno aveva fatto serata, magari qualcuno aveva sbevucchiato un po' troppo, perché nel beach volley vale un po' così, non c'è questa regola ferrea della vita da atleta, ed è bello per quello, sei sempre in spiaggia con i piedi nudi sulla sabbia, e tu arrivavi in spiaggia con questo intro lunghissimo dei Led Zeppelin, ed è per questo che l'ho messa, perché mi ricorda quei momenti lì che arrivavi in spiaggia, mare fermo, piatto, zero vento, e c'era sta canzone che arrivava. E Le ali della libertà è un altro, mi ricollego a questa cosa, perché è uno dei film che ho messo quando ero l'addetto, quando c'erano ancora i DVD, a masterizzare, a hackerare i vari DVD, a scaricarli dai vari Emule e tutto il resto. Tanto è andato in prescrizione, U-Torrent, lo roba varia, a posto. E gli portavo i film sul pullman. Ero l'addetto a mettere il CD, e quando ho messo questo CD avevamo appena vinto una partita importante contro Treviso, e tutti quanti erano... Di solito c'era sempre stata caciara sul pullman. Ma invece... se scaricavi Ali da Libertà non usciva mai. Io al terzo, i primi due erano porno, poi al terzo mi usciva, no, no, usciva io quello vero. Ero abbastanza capace a beccare la versione subito giusta. Io secondo me lo facevo apposta, perché sempre... Anche secondo uscivano me, due porno e uno buono, cioè era quella. Ma diciamo, a proposito di beach volley, ti è mai capitato che stavi in spiaggia, dicono tu che sei alto, vieni a fare due palleggi con noi, che mai non sapevano chi eri, mi fa merda, poi, dice... così, no, tipo, e poi se trovavano Zaitz, sì, una volta mi è toccato giocare sinistro, poi una certa la partita si stava a mettere male, ho montato anche la destra, hai splittato, switchato, e sì. Le loro facce che mi hanno detto: ma te, che fai, giochi? No, così ogni tanto.
Ma d'estate ti capita di giocarci oppure eviti per non magari... Sono pigro nell'anima. Cioè dammi un computer, mettimi davanti a un gioco di sparatutto. Un gioco a caso. Un gioco a caso. Call of Duty. Di quello che parlavamo prima. Sì, mi è ripartita la scheggia come... Stasera rientriamo a casa e ci facciamo una partita. E dai. Senti, tornando invece sempre sul pianeta cultura, che con Danilo Vicino è una parola che diciamo perde molto de senso, cioè proprio se... ti abbiamo chiesto anche un libro. Libro, Dani, su quelle cose con le pagine, i numeretti, tante parole dentro. I numeretti. Praticamente tu ci hai detto un libro di Baricco, Oceano Mare. Che cazzo di libro, ragazzi? Ci dici due parole su questo libro? Perché l'idea è che magari chi non l'ha letto... No, lo dovete leggere. Chi non l'ha letto lo deve leggere. Chi non l'ha letto qua dentro? Io non l'ho letto, lo dico. Non... Vedi, però in tanti l'hanno letto. No, non l'hanno letto. Chi non l'ha letto? No, noi abbiamo un pubblico tendenzialmente ignorante, lo dico. Eh no, vabbè, ma tanti non hanno alzato la mano, quindi... No, è una storia bellissima perché... Non ve la spoilerò, però è un libro talmente profondo perché dipende... Ti entra nell'anima. Dipende dal tuo stato psicologico del momento in cui lo leggi, perché ci sono talmente tanti personaggi che... intorno ai quali si sviluppa la storia, che a seconda del momento psicologico che stai attraversando, quando stai leggendo il libro, tu simpatizzi per un personaggio o per un altro. E tu prendi, ti immedesimi in un personaggio rispetto a un altro. E quindi ogni volta che rileggi il libro è un'esperienza Di prospettiva. Sì, è quella la cosa bellissima. A parte un racconto, vabbè, inventato, una novella e tutto il resto, va bene. Però rileggerlo... ti porta ogni volta a scoprire anche lati di te stesso che non conoscevi e che magari non ti aspettavi di avere in quel momento lì in cui stai leggendo il libro. Per questo è qualcosa di spettacolare, oltre ad essere il nostro libro preferito con mia moglie. Infatti ce l'ho anche tatuato qua. Abbiamo parlato di film, di libri, torniamo un po' più sul pecoreccio, su così. Parteciperesti mai a un reality? Cioè... diciamo a fine carriera, e se sì, a quale reality faresti? Masterchef. Masterchef, sì, dai, la matriciana la so fa. Abbiamo fatto insieme qualche anno fa. Io e Ivan durante il Covid abbiamo cucinato in diretta Instagram, perché io non c'avevo niente da fare, quindi ogni tanto chiamavo un personaggio dello sport e dello spettacolo e cucinavamo insieme. Il mio problema è che mangiavo tutte sere carbonare, matriciane. Ma che lo dici? Ho preso 12 kg da 2 mesi. Quindi faresti Masterchef? Beh, figo, dai. No, oddio, non posso fare cose complicate, però... Non ce faresti tipo l'Isola dei Famosi? Che prendi i cocchi così, senza manco arrampicate, capito? Ma non c'è stata la matriciana da mangiare, poi, cioè mi tocca fare dieta, poi dimagrisco. Oppure il Grande Fratello. Ma che te racconta il Grande Fratello? Ma io meno la gente al secondo giorno il Grande Fratello, dai. No, non si può fare. Grande Fratello. Masterchef è bello. Dai, Masterchef, sì, è l'unica cosa che probabilmente... Ma a proposito, poi con te se sbagli i piatti non te farebbero mai prepotenza, e solo pia tirano i piedi. Vabbè, ma Gio Bastianich che ti dice: ma questo non è ancora il mio cane. No, tanto te lancia il piatto in faccia, c'è può stare. Ti dico: guarda, Ivan è leggermente sciapo, potresti aggiungerci del sale. A proposito di Masterchef, qual è la tua ricetta decore? Quella che se viene un'amica a casa gliela prepari, cioè il tuo piatto forte? La matriciana tutta la vita. Ma usi il famoso guanciale? No, uso la pancetta da panna. Guanciale umbro. E quel famoso guanciale umbro di cui parlavamo, di cui sopra. Io a proposito di no, cibo... No, mezz'ora di... De sugna, de guanciale che deve sudare. Lo fai sudare in padella, certo, quella cosa. No, la sa fare bene. Io l'ho visto cucinare, ce l'ha la mano. Sa usare il guanciale. Spadelli, sì, tu? Sì. Con poi logicamente problemi di pulizia, però spadello, sì. il movimento c'è. Ce l'hai il... Sempre a proposito... di bagger. Sì. A proposito di cibo, io voglio aprire... una paninoteca che si chiamerà Decore. Il panino alla Zaitsev, che ingredienti deve avere dentro? Mortazza sicuro. Mortadella. Quindi mortadella sicura. Pane che famo? Cereali integrali? No, la pizza tipo focaccia tagliata a metà.
Pizza bianca, pizza bianca, per carità di Dio. Pizza bianca spaccata a metà. Pizza bianca e mortadella è una ricetta nuova. Sì. Tua proprio. Sì, sì, proprio. Oh, regà, deve essere mia, mia. Fammi i sordi con sta pagnetta. No? Grazie che c'era sta dritta comunque perché... Oh. Quindi pizza bianca, mettiamoci qualcosa. Metteci la firma d'autore, metteci la insalata russa, mortadella e insalata russa. Mica ci ho scritto Cannavacciuolo in fronte, ragazzi. Vabbè, mettiamoci qualche altra cosa. Ci mettiamo pizza bianca tagliata a metà e un chilo di mortadella, basta. Un filo d'olio. No, niente. Perfetto, così, grande. Secca. Panina alla Zeitz. Secondo me pizza e mortazza la morte sua, raga, non si batte. Senti, è la prima cosa che ho mangiato quando sono tornato, quando ho giocato in Russia. Cioè, mi mancava il caffè, però... la gazzetta che te sfogli. Ci sei mai finito sulla settimana enigmistica? Sì. E mi mandavano pure le foto, mi piavano pure per il culo. Ma chi è questo? Questo è un grande traguardo nella vita, comunque. E tutti la sbagliavano perché scrivevano male il nome, capito? Quindi... era per quello che era. Ma le combinazioni poi erano difficili. Senti, ma c'è qualcuno di cui tu sei super fan che vorresti incontrare ma che non sei ancora riuscito a conoscere? Che ne so, dici, il mio mito, che ne so. No, mito no. Anche lontano, è una roba italiano, estero, qualcuno che vorresti appartenere da Nino, ma no. Ma non me la sento. No, sportivo no. Porto nel cuore però una grandissima rosicata di non aver chiesto la foto a Michael Phelps quando l'ho incontrato al distributore delle Coca-Cola in quel delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, perché storicamente nel villaggio olimpico la palazzina dell'Italia sta vicina da sempre agli Stati Uniti, quindi bazzicano tutti quanti gli atleti degli Stati Uniti. E io una sera c'avevo sete perché poi a Rio c'erano 18.000 gradi all'ombra, 18.000% di umidità. Scendo giù di sotto per fregarmi la classica Coca-Cola zero e mi trovo Lochte e Michael Phelps tutti incappucciati, che erano scesi anche loro. Però erano tutti incappucciati, era evidente che non si volevano... non volevano che gli venissero rotte le palle e ho evitato, però... E pensa che lui dice il mio più grande rammarico non è non aver conosciuto Zaitsev, io sono sicuro, quindi è stata... È reciproca la cosa. Sì. Voglio sperare così. Non, ma invece non puzza di cloro, Phelps. No, sai cosa? Non so perché sono parato. Non mi sono avvicinato abbastanza, sempre, diciamo che non ho un naso da tartufo. Sta sempre a mollo, quindi... Vuoi fare quella tua domanda che io ultimamente ti ho fregato e che invece è bello che la faccia tu? Se potessi scegliere un superpotere, quale superpotere vorresti avere? Cioè, un supereroe. Già lo sei, perché tu c'hai la super battuta. La battuta atomica. Il teletrasporto. Teletrasporto. Qual è il primo posto dove andresti col teletrasporto? Lontano, parecchio lontano. Ma funziona anche tipo Dragon Ball, che quando tocchi fai solo se sei Super Saiyan, se no non. Vabbè, su quello ci si può. I capelli da Super Saiyan già ce l'hai. Adesso teletrasporto e ti ritrovi il ritiro della nazionale. Cioè, che cazzo, questo no convocato. Questa fa qua. Per 3 secondi mi vorrei teletrasportare nella camera di Ferdinando De Giorgi e dire: oh, ah bella, ciao. Allora... E poi me li mando indietro. No, poi sparisco, basta. Io faccio... Non sarebbe male, però. Ce l'hai un tasto? Io c'ho una domanda. Che tu hai questo... Mo non so perché l'ho scritta sta domanda, puoi anche Eccola. Non rispondere. Tu hai questo super schiaffone, diciamo, perché è veramente super. Questa è bella sta domanda, guarda, me l'ha anticipata oggi, ho detto ma queste sono forse è meglio evitare. C'è una mano piccola. Hai questo, vabbè, però insomma c'hai cioè, non è molto più grossa della tua. Veramente, vedi? Veramente. Vedi? Una manina delicata, c'hai questo super schiaffone. Come fai a dosarlo nei momenti di intimità, capito? Quando boh. Non so. Vogliamo chiamare in viva voce mia moglie? L'ho pure scritta questa cosa, non so. È la prima cosa che ho pensato, pare, è la prima domanda. Cioè, su questo possono rispondere loro. Questa famosa sta mano poi... No, che meno male che non c'eri. La famosa sta mano può essere piuma. Può essere fero o può essere fero, quindi... Scusa, non l'ho fatta così per goliardia. Vabbè, ma in intimità vale tutto. Mia moglie non si è mai lamentata.
No, no, c'è anche una vostra intervista doppia alle Iene che è bellissima, veramente. Ma li mortacci su, ma attaccato gli elettrodi per simulare il ciclo mestruale. Però si vede una forte affinità in quell'intervista, veramente bella. Ma meno male. 10 anni di matrimonio che l'abbiamo fatto quest'anno, almeno sono serviti a qualcosa. Prima non l'ho chiesto, a proposito di famiglia, tuo figlio, quello più grande, quanti anni ha? 8 ed è alto 1,52, 8 anni. Misurati ieri precisi. Un pochino, hai saputo se un po' se la scoatta ad essere il figlio di Ivan Zan? No, anzi, la prima volta che, cioè, se dovessi sentire che se la scoatta, fidate che gli faccio passare la voglia di scoattare. No, anzi, lui da quel punto di vista è un po' come me agli inizi, nel senso che deve dimostrare sempre di più, è sempre quello più propositivo, sempre quello più positivo, sempre quello che tira in mezzo tutti. Anche a scuola me l'hanno detto, cioè, erano arrivati tutti i ragazzi della classe sua e 4-5 se le prese e se le portati, l'ha convinti a fare pallavolo con lui. E stranamente ad 1,60 gli danno retta, strano. No, però con modi politici, senza menare gente, No, anche perché è ancora un po' secchetto. No, però sta venendo su veramente bene. No. Senti, il nostro prossimo ospite proprio qui dall'Anticlub sarà l'11 di questo mese, l'11 luglio, un grande presentatore TV. Lo vuoi annunciare te, Danilo? Avremo come ospite Tiberio Timperi, ragazzi. È un po' il nostro sogno, lo diciamo. Il nostro fiore all'occhiello. Senza nulla togliere a Ivan. E quindi abbiamo il momento che Ivan Zaitsev deve fare una domanda a Tiberio Timperi. Ma non so come ci siamo arrivati. Questo è il momento come ci siamo arrivati a sta cosa. Però Ivan Zaitsev che fa una domanda al grande Tiberione. Che cosa gli domanderesti? Tutto, puoi. Poi spazia, poi te la prendi te la responsabilità. Ma sempre, no. te sei sempre quello che lancia a mano, lancia il sasso e nascondi a mano. Noi gliela riportiamo. Ciao Tiberio, ma in tutti questi anni di TV, presentazioni, programmi, perché non hai mai invitato un pallavolista, non hai mai fatto un programma sulla pallavolo? Bella, cioè veramente bellissima. Io gli avrei chiesto mille altre cose che gli chiederemo che gli chiederò alla prossima puntata. Quindi, no, ma bella domanda davvero. Bella. Insomma, sentiremo cosa ci risponderà Tiberio. Noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Decore Podcast. Non so se Danilo ha ancora qualche cartuccia oppure hai finito. C'ho quelle domande marzulliane, tipo se dovessi scegliere di non avere uno dei cinque sensi, quale? Questa roba che la tengo, dico, se non so più che cazzo ti dico questa. Ci stiamo, la dico. Beh, a volte vorrei perdere l'olfatto, quello sì. Ma non per colpa mia, eh. No, immagino. No, io di solito non puzzo. No, sento, niente, raga. Profuma tantissimo, quindi. Ti faccio la domanda con cui solitamente concludiamo il podcast. Non so se tu hai visto il film Hook, Capitano Uncino. Mi manca. È la storia di la nerd che è in Giordana. Guarda il tuo amico, dei buh. Il tuo migliore amico ha fatto. Se ne vuole andare. Ho capito, raga. Ma io sparo a Call of Duty, mica sto a guardare Capitano Uncino la sera. Vabbè, comunque posso dire che non si è perso niente. Questa proprio. Ti dispiace? Un po' sì, perché la domanda è bellissima. Tutto il pathos. Ma io l'ultimo film che ho visto era Il Gladiatore. Oh. Te immagina che tutta la puntata si regge su sta domanda. Se tu gli dici che ne hai visto, hai smontato, questo se ne vanno a casa. Però, vabbè. No, è uguale. Aspetta, uguale, la cancelliamo, perché cambia domanda se vuoi. No, ma perché comunque la favola di Peter Pan tu la conosci. Vabbè, quella sì. E Hook, Capitano Uncino è il film che racconta la favola di Peter Pan. C'è un fantastico Robin Williams. Cioè, un film veramente. Poi noi siamo quasi coetanei. Quindi in quegli anni è un film che comunque ha influenzato tanti bambini e ragazzi, quindi io ti consiglio di recuperarlo, soprattutto vedendo i film che tu hai no, visto che hai nominato Robin Williams. Hai consigliato. Sì. E nel film, così come nella favola... Ho detto Robin, non ho detto Robby, perché stai a ride? C'ha l'ansia del pubblico. No, io sto partito. Sarà gin tonic. Nel film, come nella favola,
I pensieri felici servono a sollevarsi da terra, a staccarsi da questo mondo, diciamo, complicato, e ad andare verso l'isola che non c'è, quindi in un ambito un po' più sereno, fantasioso. I pensieri felici in questo mondo sono quelli che ci aiutano ad addormentarci la sera, che ci ridanno il sorriso quando stiamo incazzati, che ci rimettono un po' al mondo. Quando sei nervoso, quando c'hai problemi, quando c'è qualcosa che non va, qual è il tuo pensiero felice? Il fatto di avere una casa ed il fatto di avere delle persone dentro quella casa che amo alla follia, che partono dall'inizio da mia moglie, dai miei figli. E quindi ogni volta che torno a casa, vedere le loro facce, anche soltanto un bacetto sulla guancia da parte dei miei figli, piuttosto che uno sguardo incazzato di mia moglie, perché spesso c'è uno sguardo incazzato, quello mi basta. Mi basta per sentirmi al sicuro, mi basta per sentirmi nel mio posto, mi basta a sentirmi felice. Felice di aver creato un qualcosa per cui vale la pena vivere, per cui vale la pena fare sacrifici, per cui vale la pena svegliarsi la mattina, per cui vale la pena spesso non esserci dentro casa e perdersi magari momenti importanti di crescita del percorso dei miei figli, che sono comunque compensati da mia moglie. Però questo, fondamentalmente, avere una famiglia che va da rispettare, da amare, e logicamente che mi dà energia che posso assorbire anch'io per farmi sentire meglio. Ivan Zaitsev, grazie. Decore Podcast, Danilo da Fiumicino, Alessandro Pieravanti, Matteo Pieravanti, grazie ragazzi.